Quella del Forteto è un'impostura cresciuta nel silenzio e nell'omertà. L'impostura è potuta nascere e durare per 40 anni grazie a miopie culturali e a steccati ideologici. Per capire com'è successo bisogna tornare al 1975, a quegli anni imbottiti di parole d'ordine, al momento in cui a Vicchio nel Mugello viene costituita dal leader Rodolfo Fiesoli e dall'ideologo Luigi Goffredi la comunità Forteto, che teorizza l'abolizione della famiglia composta da uomo e donna. I fondatori si presentano come discepoli di Don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, autore di Lettera a una professoressa. Sbandierano le migliori esperienze del cattocomunismo fiorentino. Le complicità si addensano e a smontarle non basta nemmeno una vecchia sentenza che condanna Fiesoli per abusi sessuali. Il 1 giugno 1979, quando Fiesoli esce dal carcere, nello stesso giorno il Tribunale dei Minori di Firenze affida alla comunità Forteto un ragazzino down. Da quel momento la magistratura minorile fiorentina consegna i suoi agnelli ai lupi. 58 minori maltrattati e abusati saranno affidati negli anni a un luogo dove si intensificano abusi di ogni genere. Questa non è solo una storia di distrazione o di sciatteria, è la storia di studiosi, giornalisti, politici, magistrati che hanno chiuso gli occhi davanti a testimonianze, indagini e processi pur di difendere un modello di comunità che era invece il covo della vessazione. E questo è potuto accadere perché il Forteto poteva vantare un esercito di favoreggiatori culturali. Il Forteto è cresciuto ricevendo anche cospicui finanziamenti pubblici fino a diventare una cooperativa agricola di 500 ettari a Dicomano, con 20 milioni di fatturato annui, ma il suo cuore oscuro era la stanza di Fiesoli. Fino a pochissimo tempo fa, grazie a prestigiose pubblicazioni scientifiche, con prefazioni firmate da studiosi come Franco Cardini o politici come Antonio Di Pietro, il Forteto ha potuto godere di un'impunità che è stato un muro di omertà. Il suo leader, sia pure pregiudicato, di nuovo condannato nel 1985 per abusi, continuava a ricevere onore e ascolto, accolto perfino in Senato, tanto vezzeggiato che le sue vittime non hanno avuto mai nessuno che le ascoltasse. Greta, il modello di vita del Forteto. Sì, abbiamo un po' parlato fino adesso, però cerchiamo appunto di raccogliere insieme alcune delle regole, diciamo così, più assurde, più rigide, che dovevano seguire i minori che abitavano all'interno del Forteto. Chi non seguiva queste regole, l'abbiamo anche ascoltato, veniva punito. Gli uomini e le donne dovevano vivere separati, avevano tra di loro dei rapporti assolutamente limitati e c'era appunto il divieto di rapporti eterosessuali. Infatti tra gli anni 80 e 90 non nasce nessun bambino all'interno del Forteto, però venivano accettati e incentivati soltanto i rapporti omosessuali. La famiglia era considerata una gabbia oppressiva, cioè chi lavorava all'interno del Forteto diceva ai ragazzi che la causa, la colpa di tutti i loro mali arrivava dai loro genitori. Queste erano alcune delle terribili regole all'interno del Forteto. Secondo l'inchiesta, ovviamente, secondo l'inchiesta della Commissione regionale.